Ben ritrovati, gentili spettatori, con questa nuova edizione del TG Web di Deliceto. Cronaca, sport, politica e attualità che hanno interessato la nostra comunità. Organizzato dall'associazione Noi Ci Crediamo, nella serata di sabato 14, la settima edizione di Enoica, Festa del Vino Giovane, nel centro storico del Rione Molo. Alessandro Biccarino, presidente dell'associazione Noi Ci Crediamo. Come nasce questa manifestazione? Questa praticamente è la ripresa di un'antica tradizione che quest'anno insinua nella nostra manifestazione enoica, il Palio dell'Uva. Praticamente alla fine della vendemmia, fino alla Seconda Guerra Mondiale, ogni comune della provincia di Foggia era solito allestire dei carri vendemmiali per festeggiare il raccolto e proprio sfilava in una gara di carri fino davanti a Palazzo Dogana. L'abbiamo inserita nella nostra manifestazione enoica, che è la festa del vino giovane, che è arrivata alla settima edizione, e quindi speriamo che nel proseguimento del nostro percorso a livello di associazione, e quindi nei prossimi anni, cresca sempre di più e coinvolga sempre tanta più gente. Qualcuno dice che purtroppo i vigneti sul territorio locale non ce ne sono più, sono finiti, però comunque voi portate avanti questa manifestazione. Certo, in realtà proprio il nostro territorio, quello di Deliceto, ne vede pochissimi, però quei pochi che ci sono produttivi ed esiste ancora il contadino che lavora la vigna e quindi produce il vino locale. Però comunque la provincia di Foggia, a cui poi si ricolloca tutta la manifestazione, è piena di vigneti e quindi cerchiamo di promuovere tutte le aziende, le cantine che provano a perseguire questo tipo di attività. Come sta procedendo? Abbastanza bene. Cosa state gustando? Stiamo gustando le caldarroste. E dopo il vino? E dopo il vino, sì. O Abbiamo prima? bevuto un bel po' di vino anche. Avete partecipato anche alla spremitura dell'uva? Sì, abbiamo visto. Avete visto, ma non partecipato? No. È la prima volta che venite? Sì, è la prima volta. Nemmeno che partecipo a questa Ci ritornerete? manifestazione. Sì. È Dove molto arrivate? piacevole. In Da che dove senso? arrivate? Dove arriviamo? Da dove Da Foggia. Soddisfatti? Non come l'anno scorso, è un po' più breve il percorso, ma. Dino, è la solita. Che vabbè, comunque è bella, è una cosa bellissima. No, No, io mo sono arrivato, non ho ancora concluso il percorso. Soddisfatta? Beh, all'inizio sì, non ho visto ancora niente. Sì, è buono. Rilevato qui alla manifestazione. Sì, assolutamente sì. Sta gustando che cosa? Vino. È buono? Questo è ottimo, un bel rosé eccezionale. È la prima volta che aprite la vostra cantina? No, sono già 3 o 4 anni, forse di più. E la gente che dice? È contenta? Dici che Prezza? fosse la migliore cantina che ha potuto Osservare. dare. Ma fate anche degustazione di vini qui o no? Io Di vostra no, non è di produzione? mia proprietà. Degustiamo soltanto noi di famiglia. Voi ci avete la cantina, siete proprietari di questa cantina, ma fate ancora il vino come una volta o no? Senz'altro, forse pure di più di una. E l'uva? Lo accompagniamo perché non abbiamo vigneti. Quindi su Deliceto vigneti non ce ne stanno più? No. State solo passeggiando o avete già degustato qualcosa? Abbiamo preso il percorso enogastronomico. Il vino com'è? È il solito, Cioè? cioè di cantina. Non di produzione locale. Propria, locale. Penso proprio di no, dagli stand non mi Sei un fido. esperto? Veramente sono sommelier. Non pratico, però feci all'epoca il corso di primo livello da sommelier. Queste Faremo anche pubblicità. sagre funzionano tantissimo qui sul Subappennino. Celebrata nella giornata del 16 la festività in onore di San Gerardo Majella, presso la chiesa di Sant'Anna e Morti. Celebrazioni liturgiche, processione, distribuzione di panini e grano benedetto e a conclusione gli spettacolari fuochi pirotecnici, molto apprezzati dalla popolazione e seguiti dalla web da tanti concittadini residenti all'estero. Si è tenuto giovedì 26 presso la Sala Europa un incontro pubblico con rappresentanti della società Istituto del Credito Complementare, sede di Salerno.
Tale progetto prevede una serie di iniziative atte a finanziare imprese già operanti nei vari settori e incrementare il mercato del lavoro. Vediamo il servizio. Di che cosa abbiamo parlato questa sera in questo incontro qui a Deliceto? Allora, questa sera abbiamo parlato della moneta complementare, ovvero il nuovo sistema di gestione monetario che si sta approcciando adesso sul territorio nazionale italiano. Quindi abbiamo spiegato un pochettino le dinamiche del sistema di compensazione, delle camere di compensazione e di tutti i vantaggi che essa porta nel sistema economico nazionale italiano. Come mai in Italia ancora non c'è una certa conoscenza rispetto a paesi magari come la Svizzera, a cui il filmato si riferiva? Allora, in Svizzera è presente con la WIR Bank ed è nata nel 1932. In Italia in effetti esiste la moneta complementare ed esiste dal 1940, legiferata dalla legge 1000, non ricordo bene qual è l'articolo di legge, comunque esiste dal 1940, tantissime attività, anche FCA ad esempio utilizza il complementare da tantissimo tempo. Attualmente solo il 5% della popolazione italiana è a conoscenza di quello che può essere la parola complementare. C'è un'accelerazione da qualche mese a questa parte di tutte le forze politiche italiane, forse perché hanno capito che l'unica salvezza per le aziende italiane, oggi come oggi, è quello di entrare in un circuito complementare, un circuito di compensazione. Altrimenti, come dico sempre io, una parola che mi è rimasta impressa da quando ero bambino, come diceva Einstein, è la follia è cercare di avere il risultato diverso usando sempre le stesse regole. Quindi io mi permetto di dire che in questo momento noi in Italia, e oggi anche qui, abbiamo cambiato le regole. Cambiando le regole, ovviamente si cambiano i risultati. I destinatari sono maggiormente coloro che hanno partita IVA? Sì, questo è un sistema per adesso B2B, quindi tra aziende. Abbiamo sperimentato, stiamo sperimentando anche un sistema B2A, quindi azienda utente finale, quindi privato, in fase di sperimentazione. Però il B2B è, diciamo, che quello acclamato con algoritmi oramai standard, affidabili, che non danno problemi. Quindi per adesso è ancora un B2B. Sei stato un po' il promotore di questo incontro. Sì. Perché? Allora, intanto un mese fa circa ho conosciuto questa società, la ICC, per caso in un albergo, mi hanno parlato di questa moneta complementare. La cosa mi ha incuriosito, ho capito più o meno quali potevano essere i vantaggi di questa cosa qua e ho detto: perché non venite da noi, nella nostra comunità chiaramente licetana, a prospettare questa cosa qua, che può essere abbastanza interessante per le imprese. Anche perché io sono rimasto, come dire, meravigliato di questa cosa qua, perché hanno detto che in Svizzera funziona da tanti anni, in Austria funziona da tanti anni. Perché da noi non ci date queste informazioni maggiori per capire come far sfruttare questa moneta complementare? E allora l'hanno accettata, io mi sono fatto, come dire, promotore di questa iniziativa e li ho invitati. Soddisfatto di questo incontro? Abbastanza, diciamo. Ti ha convinto questo FIDAS? Beh, diciamo che non mi convinco molto facilmente, però potrebbe essere un'alternativa alle, diciamo, alle problematiche che abbiamo in questo momento. Un'alternativa valida? Un'alternativa valida, sì, da verificare giustamente a priori la realtà del circuito, da valutare varie cose, però secondo me è una cosa abbastanza concreta. E da capire ancora, tecnicamente sembrerebbe di sì, sembrerebbe allettante, però bisogna vedere poi nel frattempo e all'atto pratico, insomma, perché per il momento sembrerebbe... C'è un po' di scetticismo. Sì, bisognerebbe vedere poi all'atto pratico se effettivamente è tutto questo, oppure come quando si va in banca, che a parole sono tutti bravi e poi ci sono le postille piccolissime che non le legge nessuno, insomma. Un'interessante mostra d'arte e di paramenti sacri dal titolo Tutte le feste andassero e venissero, ma Pasqua d'Epifania mai che tornasse. Organizzata da Rocco Marino, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Deliceto e della confraternita Sant'Anna e Morti. È stata inaugurata mercoledì 1 novembre presso il Museo Sant'Anna, alla presenza di autorità locali e con l'esibizione del musicista Pasquale Rinaldi, che ha eseguito alcuni brani a tema. Questa è la seconda edizione della mostra Tutte le feste andassero e venissero, ma Pasqua d'Epifania mai che tornasse. È basata proprio sul recupero della tradizione del culto dei defunti che c'era nella chiesa di Sant'Anna e Morti di Deliceto. Quest'anno è stata ampliata rispetto allo scorso anno perché
non ha più solamente la mostra con i quadri, ma è stata fatta un'installazione con tutti gli apparati che erano tipici della chiesa. Qui abbiamo il paramento che si metteva in occasione dei funerali all'ingresso della porta della chiesa, e con lo stendardo in cui c'è l'iscrizione della confraternita di Sant'Anna e Morti. Questo è solo per i confratelli o anche per tutti? No, quello veniva messo in genere per i confratelli, però l'altro invece veniva messo in ogni occasione sempre dei funerali, era sempre utilizzato nel passato. Invece qui abbiamo il manichino della morte col falcione, come si diceva, e un manichino che è stato costituito. Gli altri anni quello che c'era nel passato era fatto era di cartapesta e con dei tessuti. Questo è stato ricavato con elementi presenti già nel museo e quindi storici. Abbiamo una falce antica utilizzata realmente, che è stata donata. Poi il teschio è stato fatto questo è un teschio che si utilizzava per mettere i denari, è una specie di salvadanaio, veniva utilizzato per le offerte. E i tessuti sono tutti tessuti comunque d'epoca, che si trovavano all'interno del museo. Quindi viene assemblato in questa occasione e poi tutto viene riposto e viene risistemato in ogni anno. Poi abbiamo un altro paramento con la scritta Requiem e i due teschi, che veniva sempre esposto nelle occasioni dei funerali. Questa invece è un'installazione che ho prodotto io stesso ed è fatta sempre secondo quello che è il mio pensiero, con degli elementi che sono vissuti, non c'è nulla di nuovo. Abbiamo una missa in agenda defunctorum del 1841 che serviva come testo per la messa. Nell'interno possiamo trovare anche lo spartito musicale. Poi c'è una fascia di un vestito redentorista, un candelabro e una fotografia commemorativa degli inizi del Novecento. Allora, il primo, questo è di Michelangelo Pietradura, e rappresenta in questo ambiente soffuso, che dà quasi l'idea di un paesaggio mentale o comunque di un limbo, due figure umane, una che rimane al di sotto e l'altra che si arrampica verso la porta dalla quale poi c'è dietro la luce e quindi indica la salvezza. E all'altro lato abbiamo invece una tela di Claudio Di Carlo, che rappresenta un personaggio in abiti vescovili, quindi un uomo di potere, però del quale rimane lo scheletro, sempre come un memento mori di barocca memoria. In occasione della presentazione della mostra, quest'anno avremo anche la presenza di Pasquale Antonio Rinaldi, della Camerata Musica Antiqua, che ha deciso di mettere insieme musica e la filastrocca della Questua Dialogata, di cui non c'è pervenuta la musica, oltre al testo che è solo parziale, e quindi ha deciso di inserirvi un altro brano musicale. E ora ci dirà lui stesso come ha avuto l'idea di inserire il brano musicale con il testo. Nulla di particolare in realtà, è già, come dire, tutto scritto nella storia del cristianesimo, della nostra tradizione, della nostra cultura cristiana. Visto che si parlava di filastrocca dei morti, nulla di più consono e idoneo unire ad una delle sequenze, delle grandi sequenze della tradizione cattolica, il Dies Irae, che parla appunto del giorno del giudizio, dei morti, ma anche dei vivi, perché insomma, secondo la per chi è credente, per chi è chiaro che la morte è solo un passaggio, ma c'è sempre questa visione che va oltre. Del resto anche definire filastrocca dei morti, come dire, una specie di ossimoro, no? La filastrocca generalmente è qualcosa di allegro, di piacevole, di infantile, che dovrebbe infondere, come dire, letizia, tranquillità, serenità, però dei morti, quindi c'è sempre questo risvolto, come dire, positivo, pensare sempre, andare sempre oltre, pensare al positivo. Tutto qui. Una storia vera, mai raccontata, briganti e brigantesse. Uno spettacolo di musica teatro presentato dal laboratorio Ora Folk di Deliceto, presso l'Auditorium Santa Chiara di Foggia. Storia di briganti, contadini e povera gente. Un viaggio nella storia tra il 1861 e 1864.
celebrata il 4 novembre la giornata delle Forze Armate, con funzione religiosa, corteo per le vie cittadine, deposizione di una corona di alloro sul monumento ai caduti, discorsi celebrativi da parte del sindaco Antonio Montanino e tanta partecipazione di cittadini, scolaresche e autorità civili e militari. Sono figlio di un combattente, Varo Michele, del 99. Fu nominato la classe di ferro perché fermarono gli austriaci. Sì, certamente possono servire per inculcare nei giovani l'idea che le guerre vanno eliminate e che tutti questi caduti nostri che sono nei 600.000 di tutta l'Italia sono più che il ricordo, il segno tangibile che la guerra tra i popoli è inutile, che i poveri soldati caduti sul Piave, sul Carso, che lasciarono le loro madri, le loro spose, i loro figli e non fecero più ritorno, ci hanno lasciato appunto questo segno indelebile della pace, però la pace non ancora il mondo riesce a conquistarla. Comunque queste manifestazioni per i tempi di oggi, anche se sembrano anacronistiche, ci vogliono ancora, perché il sentimento di patria, il sentimento della fratellanza, il sentimento dell'amicizia e della pace fra il popolo e i popoli e il segno moderno per andare avanti e vivere in un mondo tranquillo e sereno. Le lacrime scendono calde e pesanti, colpiscono la terra che trema impaurita, vedendo la morte mischiarsi alla vita. Siria, Israele, Iraq, Palestina, tra bombe e fucili la morte cammina, portando con sé ceceni, afghani e tanti, tantissimi bimbi africani. Bombardano, sparano e parlano di pace. Al cuore del mondo sta cosa non piace. Se di odio e violenza riempiamo la terra, non siate bugiardi, chiamiamola guerra. Perché ricorda tutti i caduti in guerra. Serve per ricordare anche alle generazioni più giovani tutti i caduti che sono morti per la patria. Quindi sei favorevole a questa manifestazione? Sì. Per ricordare tutti i caduti che sono morti per la patria. Ricordiamo con stima e gratitudine, a circa 2 anni dalla scomparsa, l'ultimo presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci sede di Deliceto. Ben ritrovati, gentili spettatori, con questa nuova edizione del TG Web di Deliceto. Cronaca, sport, politica e attualità che hanno interessato la nostra comunità. Organizzato dall'associazione Noi ci crediamo, nella serata di sabato 14, la 7ª edizione di Enoica, festa del vino giovane, nel centro storico del Rione Molo. Alessandro Biccarino, presidente dell'associazione Noi ci crediamo, come nasce questa manifestazione?
Questa praticamente è la ripresa di un'antica tradizione che quest'anno insinua nella nostra manifestazione noica, il Palio dell'Uva. Praticamente alla fine della vendemmia, fino alla Seconda Guerra Mondiale, ogni comune della provincia di Foggia era solito allestire dei carri vendemmiali per festeggiare il raccolto e proprio sfilava in una gara di carri fino a davanti a Palazzo Dogana. L'abbiamo inserita nella nostra manifestazione noica, che è la festa del vino giovane, che è arrivata alla 7ª edizione, e quindi speriamo che nel proseguimento del nostro percorso a livello di associazione, quindi nei prossimi anni, cresca sempre di più e coinvolga sempre tanta più gente. Qualcuno dice